Assalto al portavalori, rapina finisce nel sangue. Momenti drammatici stamani ad Aversa, nel Casertano. Tre banditi hanno preso di mira il blindato della Cosmopol davanti alla BNL. Sparatoria per impossessarsi del bottino, ferito un vigilante e un poliziotto fuori servizio, e caccia ai malviventi. Blitz al giudice di pace, 11 legali ai domiciliari. Arrestati a Marigliano, nel Napoletano, un cancelliere, 11 avvocati e un factotum, ex dipendente del comune. Gli avvocati utilizzavano marche false o facevano sparire i fascicoli processuali. Inchiesta coordinata dalla procura di Nola, a Napoli sgominata la banda dei Rolex. Sbarchi e assembramenti, intervenga De Luca. Capri, 400 sbarchi, distanziamento sociale impossibile. Il sindaco chiede l'intervento del governatore. Situazione difficile anche a Pozzuoli. Il sindaco minaccia, pronto a chiudere il lungomare. Folla anche nelle strade di Napoli. Sono ripartiti i mercati, ma la ripresa è lenta. Ariano, testa di massa per bloccare il virus. Il comune irpino, che fa registrare ancora casi positivi al Covid-19, sarà centro pilota in campagna per lo screening della popolazione. De Luca ha previsto 20.000 tamponi, finora 200 persone contagiate e 29 morti dall'inizio dell'emergenza. Covid Mastella, tamponi per le persone a rischio non sono obbligatori, ma esiste un obbligo morale di sottoporsi agli screening. Così il sindaco di Benevento sui controlli per scovare gli asintomatici, che saranno effettuati giovedì e venerdì dall'Istituto Zooprofilattico a Benevento. E dal San Pio c'è una nuova dimissione. Un lutto tremendo che strazia la famiglia e anche noi. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, esprime dolore della città per la morte del 14enne che ieri sera è precipitato dal balcone della sua abitazione al quartiere Santa Margherita. Palazzo di Città rafforza il supporto psicologico. Nessuno esiti a chiedere aiuto. Buonasera, bentrovati con l'informazione regionale del canale 696 TV 8 Channel. Abbiamo appena seguito insieme i nostri titoli e, come avete sentito, in primo piano c'è la cronaca: un sovrintendente della polizia ferroviaria e una guardia giurata di un istituto di vigilanza privata sono rimasti colpiti da colpi di arma da fuoco durante una rapina avvenuta questa mattina presso la filiale della BNL di Viale Kennedy ad Aversa. Secondo i primi accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine, i banditi, forse tre, sarebbero entrati in azione all'arrivo del furgone portavalori dell'istituto di vigilanza privata Cosmopol. Secondo qualche testimone, i malviventi erano armati di Kalashnikov. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma sembra che i tre si siano materializzati non appena la guardia è scesa con il plico contenente i soldi. L'hanno minacciata sottraendogli la pistola di ordinanza e impossessandosi del plico. Il vigilante ha però reagito, così come un poliziotto della Polfer che era in fila per un'operazione bancaria. A questo punto i banditi hanno fatto fuoco, ferendo entrambi. Sono poi scappati, forse a bordo di un'auto. Il bottino resta ancora da quantificare. E ancora cronaca, bufera giudiziaria sul giudice di pace di Marigliano. I carabinieri hanno eseguito 5 misure cautelari per 11 avvocati, un cancelliere e un dipendente comunale. Secondo la procura, falsificavano fascicoli inserendo come parti processuali anche persone decedute. Falsificavano le iscrizioni a ruolo, distruggevano fascicoli e utilizzavano marche da bollo contraffatte. Sono pesanti le accuse formulate dalla procura di Nola nei confronti di 15 persone, 13 avvocati, un cancelliere e un dipendente comunale del comune di Marigliano. L'ordinanza cautelare è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Per 10 avvocati è stata disposta la custodia ai domiciliari, per altri 3 è stata disposta la sospensione dell'esercizio della professione per un anno. Le indagini hanno permesso di svelare una prassi consolidata all'ufficio del giudice di pace di Marigliano. In particolare è emerso che il cancelliere preposto all'ufficio iscrizioni a ruolo concedeva ad avvocati suoi amici l'assegnazione dei fascicoli al giudice di pace a loro più gradito. Sono stati accertati diversi episodi di soppressione o distruzione di fascicoli da parte di avvocati all'interno della cancelleria, nonché di alterazione del criterio di assegnazione con la posticipazione delle iscrizioni a ruolo rispetto alla data di presentazione degli avvocati.
Inoltre è stato accertato la creazione di fascicoli completamente falsi, aventi quale parti processuali soggetti deceduti o di fantasia. Gli avvocati, per sdebitarsi, hanno regalato al cancelliere, in occasione di una cena organizzata presso la sua abitazione, un costoso oggetto in oro. Le indagini hanno accertato il sistematico utilizzo da diversi anni da parte di alcuni indagati di marche da bollo contraffatte per l'iscrizione al ruolo, causando così in inganno i funzionari delle cancellerie che formavano atti pubblici falsi, appropriandosi del valore nominale delle marche da bollo utilizzate e con il conseguente danno alle casse dello Stato, accertato all'incirca intorno ai 40.000 euro. 20 misure cautelari all'alba, scacco alla banda dei Rolex, una maxi retata, quella messa a segno dalla Polizia di Stato con l'aiuto degli elicotteri in volo. Vediamo. Rapina e ricettazione di orologi di lusso, 20 arresti nel cuore di Napoli nella vasta operazione messa a segno da decine di poliziotti che hanno sgominato la gang dei Rolex. Alle prime luci dell'alba si sono alzati gli elicotteri delle forze dell'ordine per guidare dall'alto gli arresti nel centro antico di Napoli. In manette un'intera banda dedita al furto di orologi di valore, come i Rolex, che venivano poi rivenduti sul mercato nero. Una gang articolata con ruoli precisi e altrettanto precise competenze. E sono 20 le persone raggiunte nel capoluogo partenopeo dagli agenti di polizia che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Procura. Mesi e mesi di accurate indagini, appostamenti, intercettazioni hanno consentito di ricostruire l'organigramma che ha visto in campo rapinatori spietati e abili ricettatori. Sequestrati orologi di valore per centinaia di migliaia di euro. Un business, quello sgominato, particolarmente redditizio per i malviventi organizzati nella gang. I 20 arrestati sono gravemente indiziati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio e in particolare di rapine a mano armata, ricettazione e riciclaggio di orologi di valore. Elicotteri in volo dall'alba di oggi per supportare i colleghi a terra che hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare tutte messe a segno nel centro storico di Napoli. E questo è stato anche il lunedì della ripresa dei mercati alimentari in Campania, apertura rinviata a Salerno perché gli operatori non sono pronti. Altrove si procede, ma in ordine sparso, tra controlli e qualche paura. Riapertura timida in tutta la regione Campania dei mercati rionali, dove è permessa la vendita solo dei generi alimentari per evitare assembramenti e far rispettare le distanze di sicurezza anti-Covid, presenti presidi di volontari e della polizia municipale. Aperture a singhiozzo e poche anche le persone che sono tornate a fare la spesa al mercato all'aperto, tra entusiasmo e dubbi degli esercenti. Secondo me è stato inutile a chiuderci, perché come sale gli esterni, i supermercati, lo potevamo fare benissimamente anche noi. Sì, si riparte, speriamo bene. Qui comunque abbiamo le giuste precauzioni, c'è all'aria aperta, c'è la distanza di un metro. I commercianti hanno approfittato, i negozi, 4 euro, 5 euro, ma abbiamo i prezzi 2 euro, siamo tornati. Speriamo che la gente lo sa che siamo aperti. Ah, sono contentissima perché a me piace vedere tutto questo colore. Poi fare la spesa qua mi piace molto di più che un negozio. Siamo molto contenti, siamo molto felici, è un segno di vitalità. La Campania, nel rispetto delle regole, deve dare il segnale che si riparte in maniera precisa, pulita. Sono contenta per queste persone che sono state tanto tempo senza vendere, perché ognuno ha famiglia. Intanto il Comune di Napoli assicura il proprio sostegno ai mercatali. Di questo è soltanto l'inizio. Anche per un'idea importante per far ripartire il concetto dei mercati, dare un sostegno maggiore a tutta la categoria, e questo è un appello che ovviamente abbiamo fatto anche a livello nazionale. Per il mondo ovviamente delle attività dei mercati rionali, delle sagre, rappresenta un punto importante del PIL del nostro paese. Il fatto che siano stati dimenticati in questo momento è molto grave. Alzeremo la voce e la faremo arrivare a chi di competenza per dare una mano a questa categoria. Caos e assembramenti dal lungomare di Napoli alle isole di Ischia e Capri, appello dei sindaci al governatore. De Luca chiede l'intervento del prefetto, più controlli per strada o rischiamo di tornare tutti in quarantena.
Richiudo il lungomare nel weekend e non solo questo se sarà necessario, ora basta. Così il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, commentando le immagini di assembramenti di persone nella sua città. Ma anche a Capri, nelle ultime ore, si è registrato un incremento sostenuto del flusso dei lavoratori pendolari sul porto, con capannelli di persone e code agli sbarchi. Sono 484 i passeggeri sbarcati nelle prime ore. Una situazione definita intollerabile dal sindaco Marino Lembo, che ha inviato una nota al presidente De Luca e al prefetto Valentini. A quest'ultimo aveva già scritto il governatore ieri chiedendo maggiori controlli in strada. Le immagini delle persone senza mascherina sulla scogliera del lungomare di Napoli hanno allarmato l'unità di crisi regionale, che chiede il rispetto rigoroso delle disposizioni, a cominciare dalla mascherina. Il rischio è che pochi comportamenti irresponsabili mettano a repentaglio il sacrificio di tanti che invece rispettano le regole. E noto alcune persone sono ancora sprovvedute e superficiali. Dobbiamo tenere ancora un po' di pazienza, perché è assurdo poi dopo ripetere quello che abbiamo fatto fino adesso, è assurdo. Non so come andrà a finire la questione, perché la questione è molto più complessa, non ci serve solo di uscire per passeggiare, serve anche ritornare a lavorare, ritornare alla vita di prima. Controlli ci sono, però non sono forse efficaci come in precedenza, anche perché se si esce per fare la spesa, qualche commissione, in alcune zone, ad esempio Piazza Carità, c'è troppa gente ferma e quindi c'è sempre quel pericolo e le perplessità che possa aversi una nuova forma di contagio. Maggiori controlli e maggiore attenzione soprattutto nei confronti dei negozianti, che non sempre fanno rispettare le file. C'è chi chiude le piazze appena riaperte perché è teatro di assembramenti soprattutto dei più giovani, chi diffonde messaggi in dialetto. Linea d'una della fase 2 anche di molti sindaci nel Salernitano. Vediamo. Tenere alta la guardia ed evitare di vanificare i sacrifici di questi mesi con comportamenti irresponsabili. Nel Salernitano diversi sindaci sono alle prese con le difficoltà nel gestire il ritorno in strada delle persone e inevitabilmente scatta la linea dura. A Baronissi il sindaco Valiante ha disposto la chiusura di piazza Nassiria per una settimana per via dei troppi assembramenti registrati. A Rocca Piemonte invece il primo cittadino, Carmine Pagano, ha lanciato una sorta di avvertimento in dialetto con l'obiettivo di evitare che ci possano essere fraintendimenti sulla necessità di prestare attenzione e di rispettare quindi le regole. Parole nette anche quelle che arrivano da San Valentino Torio con il sindaco Michele Strianese, che non le manda a dire e preannuncia più controlli e multe per gli indisciplinati. Sono qui per esprimere la mia grande indignazione rispetto a tutto quello che stiamo vedendo in questi giorni. Comportamenti irresponsabili, totalmente irresponsabili, di talune persone di questo paese, in particolare giovani, ragazzi, adolescenti, che credo non abbiano ancora purtroppo capito la gravità della situazione in cui ancora siamo. È davvero vergognoso che bisogna chiamare i carabinieri, bisogna chiamare i vigili continuamente durante l'intera giornata per invitare i cittadini a rispettare delle semplicissime regole di comportamento. Intanto in provincia di Avellino il comune di Ariano si prepara ad un nuovo banco di prova, quello dello screening di massa. Vediamo tutti i particolari nel servizio di Gianni Vigoroso. Sarà l'ospedale Frangipane ad analizzare i test sierologici sull'intera popolazione di Ariano Irpino, che verranno effettuati in tandem dall'ASL e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Un'attività di screening a tutto campo, quella disposta dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che mira a normalizzare definitivamente la situazione nell'area in questione e a programmare misure straordinarie per il rilancio della zona. Sugli ultimi contagi, l'analisi di Lorenzo Grasso, medico di base impegnato attivamente in questa delicatissima emergenza. Non si tratta di nuovi contagi, secondo me si tratta di persone che sono state infettate anche agli inizi della pandemia a marzo e che sono tuttora portatori sani della malattia. Non è un giudizio facile, bisogna fare uno studio epidemiologico attento per vedere esattamente caso per caso e contatto per contatto qual è l'origine del problema. Corso in taxi a tariffa fissa a Napoli, ma la tariffa Covid non aiuta e crisi e i tassisti sono disperati.
L'amministrazione comunale di Napoli dà il via libera alla tariffa fissa e gli sconti vantaggiosi per utilizzare il servizio taxi in città. I tassisti hanno aderito su base volontaria alla cosiddetta tariffa Covid, una tariffa fissa di 6 euro di cui potranno beneficiare i cittadini che hanno bisogno di spostarsi tra i quartieri del comune tutti i giorni della settimana, escluso i festivi. Soltanto che la domanda che non ci sta, o 6 euro, 5 euro, 3 euro, noi siamo qua dalle 7 meno un quarto, sono le 10 e mezzo, questo è un posteggio abbastanza fluido, che cammina e movimentato, siamo ancora fermi. Un cartello visibile sui singoli mezzi consentirà all'utente di scegliere il veicolo che adotta la tariffa scontata, ma intanto il settore in crisi e i tassisti chiedono aiuti. Il punto è che stiamo fermi, non è il 5 euro, il 6 euro o la corsa gratis, che non c'è nessuno, siamo da 3-4 ore fermi. Troppo manca la mole lavorativa, non c'è gente, quel poco che c'è chiaramente diffida da prendere il taxi. Questa tariffa da 6 euro non fa sì che autolesionare, diciamo a un certo punto, castigarsi le tasche del tassista, in quanto questa tariffa da 6 euro, sezione in sezione, non è fatta bene, perché ci sono sezioni grandi, sezioni piccole, ma questo si fa sì sempre che il tassista prende sempre soldi in meno. C'è solo da dire, è dissesto finanziario, in quanto questo è un settore che riesce a lavorare quando tutto funziona a 360 gradi. Non sono obbligatori, ma esiste un obbligo morale di sottoporsi allo screening, così il sindaco di Benevento Mastella, per i controlli per scovare gli asintomatici che saranno effettuati dall'Istituto Zooprofilattico in città. Ancora una dimissione all'ospedale San Pio di Benevento, dove ora sono solo 9 i ricoveri nel reparto Covid. Si allenta la tensione nel Sannio, dove dei 190 casi totali attualmente sono 55 le persone che lottano contro il virus, mentre 120 guariti. Resta per fortuna invariato a 15 il numero dei decessi. Per la fase 2 l'attesa è tutta per l'estesa campagna di screening che sarà effettuata giovedì e venerdì dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, d'intesa con la Regione Campania. Il primo giorno l'esame coinvolgerà i cittadini appartenenti a tutte le attività di pubblica utilità. Il giorno seguente toccherà agli operatori di tutti quegli esercizi di prima necessità che hanno operato nella fase emergenziale. A loro si rivolge il sindaco Clemente Mastella in un accorato appello. Voglio invogliare sul piano dell'obbligo, perché non è obbligatorio questa forma di tampone faringeo, cioè quello più importante, quello di scontro davvero se uno sta bene o sta male, non è obbligatorio, però l'obbligo morale per ad esempio i supermercati. I test saranno eseguiti grazie ad un'apposita stazione mobile collocata nei pressi della rotonda situata vicino al settore ospiti dello stadio Vigorito. I cittadini prescelti dovranno accedervi a bordo della propria autovettura. E questo serve anche a tutelare e a tranquillizzare, perché magari ci sono qualche asintomatico e quindi si può vedere successivamente. Questo era per loro, per quelli, e ringraziamo molto quelli che hanno operato in questo periodo quando noi eravamo più dentro casa e loro sono usciti fuori. E tra l'altro tutta la cittadinanza, perché siamo più sicuri, perché magari se anche si avvicina un poliziotto che è stato esposto durante quel periodo, e non è che abbiamo paura che magari essendo stato esposto potrebbe essere un asintomatico. Nessuno esiti a chiedere aiuto, il sindaco di Salerno Enzo Napoli esprime il proprio dolore, che è lo stesso dell'intera comunità di Salerno, per il tragico lutto, la morte di un 14enne precipitato dal balcone di casa sua nel rione Santa Margherita. Sentiamo. Un'altra giovane vita spezzata, il secondo ragazzo minorenne morto dopo un volo dal balcone di casa, è un dolore impossibile da comprendere o spiegare. Salerno si interroga dopo la morte di un ragazzino di appena 14 anni, avvenuta nella serata di lunedì al quartiere Santa Margherita, nella zona orientale della città. In meno di 2 settimane è il secondo minorenne protagonista di un gesto che, secondo i carabinieri della locale compagnia, è stato volontario. Il 29 aprile scorso, episodio simile ma in via Monti. Stavolta il teatro della tragedia è stato Viale Kennedy. La nostra comunità piange ancora la morte di un adolescente, una giovane vita piena di speranze e bellezza strappata agli affetti più cari. È un lutto tremendo che strazia la famiglia ma che include tutti noi. Queste le parole del sindaco di Salerno, Enzo Napoli, a proposito di una tragedia che ha lasciato
lasciato senza parole. Il timore è che la quarantena abbia esacerbato fragilità pregresse, costringendo soprattutto i più giovani a fare i conti con situazioni di disagio nuove e potenzialmente esplosive. Anche per questo il sindaco Enzo Napoli ha posto l'accento sullo sportello gratuito di sostegno psicologico attivato dal Comune di Salerno fin dai primi giorni dell'emergenza Covid-19. Nessuno esiti, neanche per un attimo, a chiedere aiuto, è stato l'accorato appello del primo cittadino. Il sindaco di Marzano di Nola, in provincia di Avellino, è risultato positivo al test rapido per accertare eventuali presenze di anticorpi dopo essere entrati in contatto con il coronavirus. Intanto il sindaco, in attesa dell'esito del tampone, si è rifugiato in campagna. C'è preoccupazione nel Vallo Lauro, in particolare a Marzano di Nola, dove il sindaco è risultato positivo al test rapido. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino, che si dice preoccupato. Preoccupazione anche con un po' di paura, perché diciamo questo virus fa paura. Come dice giustamente il presidente della regione, non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo essere vigili. Il sindaco, appena saputo della notizia, ha avviato una sanificazione al comune. Io ieri mattina, appena dopo che ho fatto questo test rapido, mi sono preoccupato di fare un'ordinanza di chiusura del municipio e di prevedere la sanificazione di tutti i locali, cosa che è stata fatta stamattina alle 6, quindi adesso il comune è sanificato e contemporaneamente mi sono preoccupato di organizzare una seduta per i test rapidi per il personale. Intanto il sindaco ha deciso di sistemarsi in autoisolamento in una casa di campagna. La preoccupazione c'è. Come ho detto prima, anche un po' di paura, però ho un casale, abbiamo un casale in campagna, stessa in mattinata di ieri, me ne sono venuto qua e sto in completo isolamento, proprio per quel senso di responsabilità che dicevamo prima. Sindaci alle prese con la fase 2 in un comune del Sannio, un primo cittadino, pur di far ripartire le attività commerciali, ha offerto la sanificazione agli esercenti. In questi giorni caratterizzati dalla fase 2 e dalla ripresa delle attività commerciali in provincia di Benevento, il comune di Paduli ha varato aiuti per i negozianti. L'ente guidato dal sindaco Domenico Vessichelli si farà infatti carico della sanificazione delle attività commerciali, iniziativa per poter permettere, si spera, la riapertura di tutte le attività, anche quelle a rischio chiusura per via dell'emergenza sanitaria ed economica provocata dal Covid-19. Il primo riguarda la sanificazione gratuita di tutte le attività commerciali ed artigianali che sono state chiuse ope legis in questo periodo, quindi praticamente tutti coloro i quali sono stati costretti ad abbassare la saracinesca a causa del coronavirus, da Covid-19. E credo che sia una misura importante, ma anche da un punto di vista morale, perché io credo che il compito dell'amministrazione sia quello di aiutare i nostri cittadini che sono più in difficoltà, aiutare i commercianti, questo tessuto socio-economico che è andato molto in difficoltà. Credo che siamo stati una delle prime amministrazioni comunali ad andare in Consiglio Comunale a varare l'esenzione della Tari per il periodo di effettiva chiusura, nonché l'esenzione per tutto l'anno della COSAP, quella famosa occupazione di suolo pubblico. La giunta guidata dall'avvocato Vessichelli ha inoltre previsto la restituzione delle somme versate dalle famiglie per i ticket del trasporto scolastico e per la mensa scolastica. Sono due provvedimenti che ritengo possono in un certo qual modo aiutare le persone che sono in crisi, aiutare la comunità. E adesso parliamo della crisi che morde, la crisi che avanza anche in Irpinia, dove esplode una nuova avvertenza. L'Aurubis di Piano d'Ardine pensa ad una riduzione del personale sul turno di produzione e gli operai protestano. Angelo Giuliani. In tempo di pandemia in Irpinia scoppia l'avvertenza Aurubis. Questa mattina hanno scioperato i dipendenti, una 80 in tutto, della fabbrica tedesca di Piano d'Ardine. Alla presenza dei delegati di Fiom, Wilm, Fimcisl e Fismic, i lavoratori hanno incrociato le braccia contro la decisione della proprietà di ridurre gli operai sul turno all'impianto di produzione da 13 a 11. Per il segretario Wilm, Gaetano Altieri, non è questo il momento di concentrarsi sulla razionalizzazione, che rischia di penalizzare fortemente l'azienda, ma piuttosto capire come contrastare gli effetti drammatici del coronavirus.
oggi con una cassa integrazione aperta e con del personale che è collocato anche in cassa integrazione, fare un'operazione di razionalizzazione vuol dire collocare ulteriori persone in cassa integrazione, sapendo che il salario di un lavoratore con la cassa integrazione viene praticamente dimezzato. Quindi è un'operazione che in questo momento qua speriamo possa essere rinviata, e da qui stamattina abbiamo lanciato una sollecitazione, un invito all'azienda a promuovere in tempi brevi un incontro anche in via telematica per provare a tenere le bocce ferme e a concentrarsi sulle le vere priorità di questo momento. Anche perché abbiamo un accordo che prevede che l'organizzazione del lavoro a 13 persone scade il 31 dicembre. In autunno abbiamo la possibilità di metterci intorno a un tavolo e affrontare anche questi problemi, ma oggi, ripeto, la priorità è il Covid-19. Intanto nel Salernitano c'è attesa per conoscere i risultati dei campionamenti effettuati dall'ARPAC nel fiume Irno, dove proprio negli scorsi giorni era comparsa una sospetta schiuma bianca. L'avvio della fase 2 ha purtroppo rimesso in moto anche l'inquinamento ambientale nei fiumi. Dopo il Sarno, l'allarme ha riguardato l'Irno, il corso d'acqua che nasce a Baronissi e sfocia a Salerno. Nelle ultime ore, infatti, è stata riscontrata la presenza di materiale schiumoso di colore biancastro, che ha reso necessario l'intervento di Capitaneria di Porto ed ARPAC per accertare l'entità, la natura e il quantitativo degli eventuali inquinanti. I campionamenti sono stati effettuati nelle scorse ore, ma gli esiti non sono stati ancora comunicati all'amministrazione comunale di Pellezzano. I rilievi a campione lungo tutto il tratto del fiume Irno, che attraversa in maniera particolare la frazione di Cologno all'altezza di via Tenente Farina, da parte dell'ARPAC stiamo attendendo i risultati delle acque che sono state prelevate all'interno del fiume Irno, soprattutto per capire la natura dei materiali che si sono riversati e che hanno fatto cambiare colore nella mattinata di sabato al fiume Irno all'altezza della frazione di Cologno. Da parte dell'amministrazione comunale c'è massima attenzione su questo argomento così delicato come quello dell'ambiente, e soprattutto la ferma condanna, allora, quando saranno appurate le eventuali responsabilità di scarichi abusivi all'interno del fiume, perché non si può consentire ancora di inquinare uno dei posti più belli della provincia di Salerno, ma soprattutto le nostre acque, le falde che attraversano il fiume Irno. Torniamo nel Sannio, l'appello dei medici di base. In questa fase è ancora più importante rispettare le regole. A ribadirlo il dottore Luca Milano, medico di base e vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Benevento. La fase 2 sicuramente è una fase molto delicata, perché errori commessi in questa fase potrebbero compromettere tutti i sacrifici fatti in questi due mesi da un'intera popolazione. Così Luca Milano, medico di base e vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Benevento, che ribadisce la necessità anche in questa fase di rispettare tutte le regole e le buone pratiche acquisite durante l'emergenza. È una fase delicatissima che dobbiamo gestire al meglio, sia noi medici di famiglia, sia tutto il personale sanitario, ma sicuramente serve una grande presa di consapevolezza e di senso civico da parte di tutta la cittadinanza. Le regole restano quelle della fase 1, cioè gli studi sono aperti, però il paziente non si può presentare in modo libero, autonomo, presso lo studio del proprio medico di famiglia, ma ha l'obbligo di contattare prima telefonicamente il proprio medico. Regole che secondo Milano sarà fondamentale conservare anche nel post emergenza. Noi ci auguriamo che tutto quello che sta cambiando e che ci hanno concesso in questi due mesi di emergenza assoluta non si perda nel tempo e che siano situazioni che possono poi continuare anche ad emergenza finita, perché è importante snellire il nostro lavoro. In questo momento il primo appello mi sento proprio di lanciarlo ai miei colleghi, a tutta la categoria, perché mai come adesso è fondamentale la nostra unione, la nostra compattezza per far sì che i cambiamenti che abbiamo ottenuto in questa emergenza possano migliorare ed essere poi conservati anche per il futuro. E adesso la sfida delle grandi opere, dei cantieri, delle terne incompiute ad Avellino. Tra 10 giorni la promessa di riaprire Parco Manganelli, che dopo 2 mesi di lockdown avrà bisogno di un'imponente opera di manutenzione sul verde, ma intanto riparte anche la sfida per tunnel e piazza Castello con l'ombra sullo sfondo di ritardi.
Due mesi di lockdown consegnano un parco Manganelli con l'aspetto di una savana. È imminente un intervento di sfalcio del verde per restituirlo alla comunità avellinese a stretto giro. 10 giorni massimo. L'apertura sarà quasi totale perché abbiamo concordato con l'impresa e con l'assessore genovese lo spostamento della recinzione. Interdiremo questa zona ai pedoni, il resto del parco è usufruibile. Credo al 90%, però devo ancora verificare la fattibilità, che verranno i forestali della provincia. Intanto oggi sono ripresi i lavori per la messa in sicurezza del torrente Fenestrelle. Per questo primo appalto nel giro di 10-15 giorni completiamo, poi dobbiamo risolvere un attimino una questione in regione, dopodiché andremo avanti per la messa in sicurezza del totale del tratto che costeggia il parco Manganelli. Genovese fa il punto anche sugli altri cantieri. Piazza Castello e tunnel ripartiranno nei prossimi giorni. Per il sottopasso l'auspicio è chiudere per il 2021. Per la bretella tra via Circunvallazione e Corso Umberto I si ipotizzano ancora 3-4 mesi di lavori. Ma l'assessore al ramo lancia anche l'allarme. Dopo la pandemia aumenteranno i costi per la sicurezza dei cantieri. Speriamo di non accumulare altri ritardi. Gli oneri per la sicurezza aumenteranno notevolmente perché purtroppo i decreti ci spiegano quello che deve essere fatto per mettere in sicurezza un cantiere. E purtroppo sono costi che vanno riconosciuti alle imprese e cui non sono neanche soggetti al ribasso. Affronteremo il problema quando verrà. Per il momento l'importante è iniziare, dopodiché la soluzione la si trova sempre. Adesso passiamo alla pagina sportiva, sia alla ripresa degli allenamenti collettivi da lunedì prossimo, ma con grande prudenza. Nel tardo pomeriggio i ministri della Salute, Roberto Speranza, e dello Sport, Vincenzo Spadafora, hanno diffuso una dichiarazione congiunta. Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla FIGC è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del protocollo, in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio. E adesso andiamo in casa a Napoli. Il Napoli, che ieri ha ripreso gli allenamenti individuali e facoltativi, ora guarda al futuro. Una delle priorità è sciogliere il nodo relativo al contratto di Milik, che scadrà il 30 giugno del 2021. Nei prossimi giorni è fissato un contatto telefonico tra la società azzurra e l'entourage dell'attaccante polacco. Il colloquio sarà fondamentale perché, qualora non fosse raggiunta l'intesa per il prolungamento del vincolo attualmente in essere, il club azzurro sarebbe costretto a mettere il centravanti sul mercato per evitare di perderlo a parametro zero. Sulle tracce di Milik c'è da tempo la Juventus. Sempre sul fronte dei rinnovi è ormai una formalità quello di un altro polacco, ovvero il centrocampista Zielinski, anch'esso legato al Napoli sino al 30 giugno del 2021. Resta invece in stand-by la situazione relativa a Mertens, che piace ad Inter e Chelsea e potrebbe svincolarsi al termine dell'attuale stagione. E adesso ci spostiamo in Serie B. Il Benevento attende il da farsi sulla ripresa degli allenamenti. Intanto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sottolinea il criterio del merito adottato anche nella terza serie. Nel giorno in cui l'Inghilterra annuncia la ripresa del calcio fissata al 1 giugno, in Italia si è ancora alle prese con le decisioni sul da farsi. In tal senso la Lega Pro già da tempo si è riunita per stabilire il proprio futuro, chiedendo la sospensione definitiva della stagione con le conseguenti promozioni delle prime in classifica. Un metro che premierebbe il merito sportivo, componente sulla quale il Benevento conta nel caso in cui dovesse essere fermato anche il torneo cadetto. Il presidente della terza serie, Ghirelli, ha rimarcato questo aspetto nel corso di 0825, trasmissione andata in onda su 8 Channel. In questo caso sarebbe lo stesso criterio che abbiamo adottato per Vicenza, esatto. Regina e per Monza. Cioè, nel senso che c'era un distacco e abbiamo detto: per merito sportivo le società debbono essere premiate da questo punto di vista. Io ritengo che sia lo stesso metodo. Se non riparte il campionato, questo metodo è il metodo
che anche l'UEFA dice di utilizzare, quindi è il metodo che viene utilizzato da tutte le istituzioni sportive in Europa e nel mondo. Questa sera intanto nuovo appuntamento con 8 gol. La trasmissione di approfondimento sul Benevento Calcio, condotta da Walter De Maggio, comincerà come sempre alle 21 e vedrà come ospite il tecnico Pippo Inzaghi, con lui anche il medico sportivo Enrico Castellacci, il direttore di Tutto Sport Xavier Iacobelli e i giornalisti Marino Bartoletti e Gaetano Imparato. In studio anche Sonia Lantella. In colore granata è stato protagonista di pagine importanti Pietro Strada, ex centrocampista della Salernitana negli anni 90, è convinto che il Cavalluccio Marino possa lottare per la Serie A. Da Salerno è partita la sua scalata nel grande calcio. Pietro Strada, ex centrocampista della Salernitana e responsabile del settore giovanile della Feralpi Salò, non dimentica le gioie vissute all'ombra della Richi. Emozioni che il 51enne lombardo ha ripercorso intervenendo telefonicamente ad 8 Channel 696. Nella mia carriera è stato sicuramente una fase molto importante. Sono rimasto 3 anni e quindi all'interno dei quali ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Mi ricordo la vittoria del campionato della C e la B e quindi la finalissima a Napoli contro la Juve Stabia, ma anche il campionato di Serie B dell'anno successivo. E per certi versi anche il primo anno, quando sono arrivato, comunque ci sono state delle, nonostante magari sia stato quello dei tre più difficile per me dal punto di vista sportivo, però ha lasciato comunque tanti ricordi importanti. Chiaro che la vittoria del campionato su tutte è stata fondamentale anche per la mia carriera. Strada segue sempre con attenzione le vicende della Salernitana ed è convinto che in caso di ripartenza dei campionati i granata potranno lottare per qualcosa di importante. Penso che la Salernitana abbia tutte le carte in regola per poter ambire anche alla posizione più ambita, che è quella della promozione, e sono convinto perché un po' perché secondo me lo merita, ma al di là dei discorsi di meriti o meno per quel che riguarda la piazza, che da sempre per me meriterebbe assolutamente la Serie A per il tifo, per la piazza che è, per lo stadio che ha. Io sono convinto che anche le avversarie stesse sono assolutamente alla portata. Adesso andiamo in Serie C. A 696 TV il direttore sportivo della Paganese Guglielmo Accardi si è soffermato sulle polemiche lasciate in eredità dall'Assemblea di Lega sul tema della quarta promossa in Serie B, soffermandosi sul capitolo relativo ai play-off. Quarta promossa in Serie B e play-off. In Serie C il clima è particolarmente teso dopo l'assemblea di Lega dello scorso 7 maggio. Intervenuto in diretta su 696 TV nel corso di 0825 Focus Serie C, il direttore sportivo della Paganese, Guglielmo Accardi, ha espresso la propria opinione in relazione agli spareggi promozione, ponendo l'accento su un aspetto non marginale, ma passato in sordina. Praticamente i play-off, in quella formulazione di domanda, veniva data la possibilità di disputa dei playoff solo a quelle società che se ne sarebbero assunte la responsabilità e l'onere dei costi. Da questo punto di vista io credo che poi sia ancora più discriminante, nel senso che non sarebbe neanche giusto poi consentire la disputa dei playoff solo a società che hanno una struttura societaria forte da poterselo garantire economicamente. Io credo che bisogna farsene una ragione, credo che quella dei playoff sia una strada poco percorribile. In chiusura un'altra riflessione su un aspetto non meno importante relativo alla eventuale organizzazione delle gare per determinare sul campo l'ultima promossa in cadetteria. Non si tratta tanto di andare a disputarla in zone tranquille. Il problema rimane il fatto che anche una partita a porte chiuse, anche una partita senza pubblico, comporta comunque lo spostamento di almeno un centinaio, 150 persone, e questo di per sé costituisce già delle situazioni di rischio credo abbastanza importanti. Intanto in casa Avellino è la settimana decisiva per il futuro del tecnico capuano. Tutti i particolari nel servizio di Marco Festa. L'Avellino guarda al futuro. Disponibilità a giocare play-off in caso di bocciatura del Consiglio federale alla proposta approvata in sede di Assemblea di Lega Pro di eleggere il Carpi quale quarta promossa in Serie B, e settimana chiave per quanto riguarda i ruoli del direttore sportivo e del tecnico. Nei prossimi giorni il presidente D'Agostino incontrerà di somme capuano per approfondirne la
conoscenza sfavorita dall'esplosione della pandemia di Covid-19. Si valuterà se ci siano i presupposti per proseguire insieme. Viceversa, arriverà una stretta di mano e le strade si separeranno senza rancori. Nel contempo, la priorità era e resta gettare le basi per costruire una società solida che possa rendere le difficoltà costanti delle ultime gestioni solo un lontano ricordo. Stabilità finanziaria e organizzativa sono le parole d'ordine, soprattutto in un momento storicamente così delicato, nel quale bisognerà rendere la squadra appetibile per sponsor e tifosi, invogliandoli ad abbonarsi e a seguire le sorti del club acquistando i biglietti per le partite, seppur resta l'incognita del periodo da affrontare a porte chiuse per mettersi al riparo da rischi di contagio da coronavirus. Adesso siamo al basket, che valuta il numero di partecipanti ai vari campionati, dipenderà anche dalle decisioni delle società e attenzione per la Serie A2 a Salerno ed Avellino. In Irpinia non c'è solo il progetto di una nuova società, è la stessa Scandone a pensare a un titolo sportivo. L'indicazione della FIP non ha modificato le ambizioni di ripartenza della Serie A2, che ad oggi presenta 3 club campani, Napoli, Scafati e Caserta. Videoconferenza con tutte le proprietà per il presidente della LNP Pietro Basciano, al lavoro per la seconda e la terza serie nazionale. I club di A2 non vogliono ripartire senza pubblico. Nei punti d'intesa è stata dichiarata la necessità di un protocollo sicurezza per la ripresa degli allenamenti e del campionato e la conferma di un avvio del torneo solo a porte aperte. Le società vogliono il restart con il pubblico, aprendo però ad una supercoppa senza spettatori. In caso di svolgimento a porte chiuse, la LNP sarà chiamata all'impegno della massima copertura streaming e TV dell'evento per consentire ai tifosi di seguirla da remoto. Linea comune sugli accordi economici e richiesta di maggior aiuto dalla FIP. Infine, i punti sottolineati dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Il basket campano presenta progetti d'ambizione di massima serie con Scafati e Napoli e attende la decisione di Caserta. La società bianconera proseguirà solo con nuovi soci. Questa è l'indicazione del GM Antonello Nevola. Dalla Serie B si attende la posizione futura di Salerno, che con la Virtus Arechi ha ben figurato per la seconda stagione consecutiva nella terza serie, e quella di Avellino. Al progetto A2 di un pool di imprenditori, con figura di riferimento nell'ex GM della Scandone, Menotti San Filippo, si aggiunge l'ipotesi di un cambio di titolo sportivo per il secondo livello nazionale della stessa Scandone, che con la nuova gestione, seppur legata alla proprietà Sirigas, vuole determinare discontinuità rispetto all'ultima annata. Ecco la prospettiva di altri club in A2 per la Campania. Intanto la Federazione Italiana della Scherma ha varato una manovra economica poderosa, stanziando per atleti e società aiuti per 1.860.000 euro. Quasi tutti i campioni sono tornati ad allenarsi nelle sale da scherma. La prima settimana non è stata semplice, ma era quello che tutti attendevano dopo 2 mesi di allenamenti casalinghi. Ma la notizia più importante è arrivata nel tardo pomeriggio di sabato, al termine della seduta di maggio del Consiglio federale, andato in scena con tutte le componenti collegate in videoconferenza. La federazione è passata dalle parole ai fatti con una manovra economica poderosa pari a 1.860.000 euro che saranno destinati ad aiutare le società e gli atleti messi in seria difficoltà dall'emergenza coronavirus. L'obiettivo dei dirigenti federali è quello di permettere a tutte le società e agli atleti di proseguire con il movimento di base ed evitare tristi e dannosi fallimenti per l'intero movimento. I soldi verranno erogati alle società in 2 rate, la prima a maggio e la seconda a settembre. Dunque, tempi brevi per aiutare tutti coloro che sono stati danneggiati dall'emergenza. Il TG finisce qui, grazie ad Orlando Matarazzo in regia. Buon proseguimento su 696 TV.